bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, come state? Spero bene, spero che abbiate passato bene, al meglio, questa Pasqua e questa Pasquetta in queste due giornate. Io sono uscita poco fa da lavorare, sono andata a fare la spesa, ora vi registro il video, direi che la mia faccia e i miei capelli parlano già per me, ma come spesso succede questi sono i video un pochino fuori programma, se così si può dire, anche se è qualche giorno che non vi pubblico nulla. È uscito il video relativo all'apertura delle uova di Pasqua, appunto domenica, il giorno di Pasqua, però era già insomma qualche giorno prima che non pubblicavo nulla, quindi mi fa molto piacere quando trovo delle offerte interessanti e se vado a fare la spesa condividerle con voi. Una cosa che vi dico sempre, in questo caso sono stata da Lidl e quindi mi fa sempre piacere anche farvi vedere tutto prima che ovviamente le offerte in questione scadano, quindi almeno mi metto l'anima in pace di avervi fatto vedere tutto e soprattutto di aver appunto avervi mostrato quello che ho trovato in offerta, magari di interessante anche come prodottini nuovi. Ho qui il mio scontrino, quest'oggi ho speso 32,63 euro, che non è pochissimo perché ho un po' di roba qui davanti, ma non è che abbia fatto una spesa enorme, però sicuramente ho preso alcune quantità abbondanti, adesso poi e alcuni prodotti, ci sono gli asparagi chiaramente un pochettino più costosi nonostante siano in offerta, però direi che non mi posso lamentare perché ho trovato tutto quello che mi serviva in questo momento. Prima di iniziare a farvi vedere il tutto, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando di attivare la campanellina così potete essere avvisati ogni volta che pubblico nuovi video, quasi sempre fuori programma, e che in più mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate come giuli.graf. E questo è quanto. Bene, direi di non perderci tanto in chiacchiere perché poi finito di girare questo video voglio farmi una passeggiata con Maggie. Ovviamente sono giorni che fa un tempo meraviglioso, oggi che sono uscita prima perché ho fatto la mattina, comunque alle 4 potevo essere libera, è nuvoloso, è bruttissimo, infatti si vede dal grigiume anche della fotocamera. Detto questo, cominciamo, bando alle ciance. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono le fragole che stanno inondando la cucina di un profumo meraviglioso. Ho comprato un vassoio, una cassettina da un chilo di fragole, l'ho pagato 3,49 euro. Ovviamente parliamo di fragole italiane, assolutamente prodotto italiano. Guardate la meraviglia che sono. Sinceramente io vado abbastanza ghiotta di fragole, anche se quando compro queste quantità il rischio di buttarne via qualcuna c'è sempre, quindi devono essere consumate sicuramente in modo celere. Ho già contato di farne metà questa sera, quindi ce la mangiamo poi dopo cena, comunque come macedonia di fragole, credo di forse ho della banana, ma forse ci metterò soltanto le fragole. L'altra metà o comunque una parte me la porterò domani al lavoro, perché di nuovo non pranzerò, non avrò il tempo, comunque in una mini pausa che faccio magari mi mangiucchio qualcuna di queste, le porterò intere così almeno non ho il pensiero di barattoli, liquido, succo che esce, me le porto intere, me le metto in un contenitorino e così almeno me le mangiucchio molto volentieri. Sono davvero bellissime, grandi ma belle rosse e hanno un profumo divino. 3,49 euro, ripeto, non è poco come cifra di per sé, ma per un chilo di fragole direi che è assolutamente un buon prezzo. Poi ho comprato le carote, ho preso un chilo di carote che erano in offerta a 69 centesimi, queste ve le faccio vedere quasi sempre. Tra l'altro questa sera, visto che ceno un orario decente, non alle 10 di sera, preparerò delle zucchine e dei peperoni che mi sono avanzati dalle grigliate dei giorni scorsi e ci andrò ad aggiungere appunto le carote che mi mancavano, così faccio un bel contorno di verdure che ci sta, insomma, facciamo un po' anche un ritorno alla normalità. Non che io abbia mangiato tantissimo, però sicuramente i tomini alla piastra, che sono grasso puro, e tutta la cioccolata che uno può mangiare, poi gli antipastini, i sottoli, i sottaceti, cioè, certamente la colomba, non ne parliamo nemmeno, quindi ci vuole un po' un riequilibrare la situazione qua. Poi ho comprato, molto contenta, questi me li mangerò domani sera, gli asparagi, li ho pagati mezzo chilo di asparagi, 3,99 euro. Allora, a parte che erano bellissimi, io vado matta per gli asparagi, potrei mangiarli davvero, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, ed erano tra l'altro di una dimensione, direi, giusta, quindi calibrata, non erano né troppo grossi, che poi magari si rischia di avere dello spreco, e né quelli fini fini, che anche per cuocerli tutti insieme c'è troppa differenza a volte tra una cottura e l'altra. Io non ne spreco quasi, nel senso che vado giusto a ripulirli un pochino sul fondo, però li cuocio, le faccio lessati semplicemente, piuttosto che al vapore, sono molto molto buoni e mi piacciono un sacco. 3,99 quello, quindi tra ovviamente già abbondanti 7-8 euro tra le fragole e gli asparagi se ne sono andati, questo giustifica magari uno scontrino da 32 euro.
Poi direi di farvi vedere le cose da fuori frigo per poi passare a quelle da frigo che sono molto interessanti, ho trovato qualche prodotto inedito. Ho comprato la carta igienica, 1,79 €, ho preso questa della Floralis, sono 6 rotoli semplicissimi. Mi serviva, l'avevamo quasi finita, sicuramente voglio andare da Tigotà nei prossimi giorni o comunque entro la fine del mese perché non ho ancora comprato nulla durante aprile. Tigotà ogni mese, lo sapete, ha un sacco di offerte nuove, tra l'altro ho finito anche il sapone e il detersivo per i piatti e quindi comunque voglio andarci nei prossimi giorni, quindi la carta igienica se la troverò in offerta la prenderò di nuovo anche lì. Poi ho comprato Buffalo. Allora, praticamente è il rotolo di carta mille usi, insomma, diciamo che si può utilizzare per le pulizie generalmente in casa. Sono 100 strappi, ne ho pagati 99 centesimi. Allora, di solito uso lo straccetto, quindi ovviamente tutti i canovacci, le spugnette fatte apposta per pulire ad esempio i vetri, però questo qui, questo rotolone qua, io lo avevo comprato della Regina e ha proprio la stessa identica trama così e mi ce l'ho trovata molto molto bene, soprattutto proprio quando capita un disastro in casa, quando rompo qualcosa, rovescio qualcosa, magari per fare rapidamente un paio di fogli di questi sono molto utili e mi ci sono trovata principalmente bene perché lo utilizzo se ho degli aloni una volta puliti i vetri, quindi ne basta veramente un foglio, non voglio sprecarlo perché credo di comprarlo una volta l'anno questo qui, ma non esagero. Ora era qualche tempo che avevo terminato appunto quello della Regina, già che era in offerta per 99 centesimi l'ho ripreso. Ripeto, ho tutti gli straccetti, ma può essere utile, è quell'alternativa se devo dare anche solo velocemente una ripassata alla cucina dopo averla pulita, si asciuga subito e via, magari se mi ci devo fare dei lavori subito sopra e così via. Qua dice perfetto in cucina, ottimo per la pulizia dei vetri, allora vedete che non faccio una cosa a caso. E poi ci sono, vabbè, c'è l'esempio dei bicchieri super assorbente per lucidarli, asciugarli e così via. Poi ho comprato della Sansi, che è la mia amata marca, e soprattutto il mio amato discorso sulla ricarica naturale, quindi prodotti senza coloranti, siliconi, parabeni e così via. Erano scontati a 1,35 €. C'era sia lo shampoo che il balsamo, ma questa volta ho preso solo i due shampoo. Allora, ho preso quello cocco e aloe vera, che ve lo straconsiglio sia come shampoo che come balsamo, che quello olio di argan e di mandorle. Il balsamo è buonissimo, altrettanto lo shampoo, anche se tra i due preferisco quello al cocco come shampoo. Veramente li ho comprati perché avevano un ottimo prezzo, per 1,35 €, considerate che quando li trovo in offerta li pago magari 1,59, 1,99, a volte da Tigotà anche 1 €, però comunque erano utili e allora ne ho approfittato. Avevano tutta la linea, quindi anche in ascolto persone con capelli ricci, ragazze che adorano quello rosa per capelli lisci, insomma c'erano tutte le varie versioni, erano tutte scontate a 1,35 €. Poi ho comprato, torniamo a parlare di cibo, della Certossa, e se no, perché io dico Certossa? E li ho pagati 85 centesimi della Certossa, sì, crackers con riso soffiato. Questi ve li avevo già mostrati, allora li prendo un po' qua, un po' da MD, un po' da Eurospin, comunque sono quei crackers appunto ricoperti di riso soffiato, molto semplici, senza olio di palma, riso italiano 100%, che io principalmente mangio a lavoro, quindi me li butto in borsa la mattina o al pomeriggio se entro dopo pranzo e sono diciamo quello spezza fame utile affinché non mi mangi poi anche il tavolo quando arrivo a casa alle 10 di sera. Sono buoni, li porto dietro anche se vado a farmi una mezza giornata con Maggie, magari andiamo tanto a camminare, mi porto quelli lì per dire da mangiare, soprattutto ora che vengono le belle giornate, io sono allergica a stare in casa, e però per ora li sto utilizzando, li sto mangiando al lavoro, sono molto molto buoni, ve li posso straconsigliare. Poi della Kraft ho comprato la maionese, e niente, l'ho pagata 79 centesimi, cosa vi posso dire? Ha questa confezione blu che è un po' di tempo che vedo, ma di solito la maionese non ne mangiamo tantissima, quando la compro da Eurospin, ma già che c'era della Kraft l'ho presa in offerta. Ho comprato una confezione da 3 latte di tonno, mare aperto, buono col mare, mare aperto e leggero, tonno solo con un filo di olio di oliva e sale, un pizzico di sale,
il 60% di grassi in meno, però con appunto sempre tutto il gusto del tonno. L'ho preso ovviamente per Mattia, qua la fotocamera fa quello che vuole. Tre lattine, 1,99 euro. Gliel'ho comprato perché tanto era rimasto senza. Anche lui lo aggiunge alle insalate. Di solito, se faccio fagiolini, uova sode, magari di contorno si aggiunge questo, o non da meno nel riso. Mi chiedete spesso di farvi dei video ricette, ma riponete troppa fiducia a me, perché io butto dentro quello che ho in quel momento e quello che mi piace di gusti, e ne viene fuori qualche ricetta, se così si può definire. Poi ho comprato del latiguglio, sto rallentando, vero? Sto addormentando quasi, ma ancora la giornata è lunga perché voglio anche andarmi a fare una passeggiata con Maggie nonostante il brutto tempo, comunque nuvoloso. Ho preso un sugo, appunto, che se trovo vi dico anche, non leggo nemmeno più. Ho preso questo qui, ma me l'ha passato per forza perché lo troverò, eh. Allora, intanto eccolo, startiguglio, peperoni e noci. Allora, l'ho pagato 1 euro e 39, infatti mi sembrava che non costasse 1,69. 1,39 euro, ed è questo qua, ragazzi, non si vede mai niente perché la ring light quando fuori è più buio fa brutti scherzi, comunque adesso forse qualcosa vedete, ed è appunto il sugo che mi piace tantissimo, peperoni e noci. L'ho già preso con peperoni grigliati, l'ho già preso non solo di marca ma anche appunto da MD e da Eurospin, ed è buonissimo, è proprio un mix di sapori che a me piace tantissimo. Non sono un amante della pasta, non ne consumiamo tantissima, però quando mi va un buon sugo, questo ve lo posso assolutamente consigliare. Questo del latiguglio l'abbiamo già preso un paio di volte, è davvero molto buono, ma proprio l'ingrediente peperoni e noci o peperoni e ricotta anche a me piace tantissimo, e quindi l'ho preso. Poi c'era quello speck e radicchio, insomma c'erano anche altre versioni, ma non per me che non mangio carne e pesce. Poi ho comprato, tra l'altro questo mi è stato anche suggerito da una di voi, perché su Instagram la cosa bella è che riusciamo a sentirci poi tutti i giorni, quindi sì, un pochino io mi faccio vedere, un pochino voi mi scrivete, quindi condivido piccole cose, mi mandate le foto in direct, mi piace un sacco perché mi segnalate le offerte. Giulia, c'è questo con il cioccolato, a me strappate sempre un sorriso. E questa ragazza mi aveva mandato appunto la segnalazione per quanto riguarda gli biscotti della Gran Cereale. Quelli legumi croccanti e cioccolato contengono fiocchi di ceci e mais, lenticchie e appunto le gocce di cioccolato. Questi io li avevo comprati un sacco di tempo fa, non li ho mai più presi e sono deliziosi, sono davvero speciali. Li ho pagati, se non sbaglio, 1,29 questi, e non è pochissimo, però voglio dire, no, crackers, riso soffiato, non riesco a trovare più niente, ormai non ci leggo. Gran Cereali, 1,49 euro, ecco, non è poco, nel senso, ora non voglio fare la tirchia, però sicuramente quando li trovo a magari 99 centesimi anche sotto marche sono molto buoni, ma questi con le lenticchie meritano, quindi li ho comprati perché aveva ragione lei a segnalarmelo, anzi grazie, ma sono davvero davvero buonissimi, li porterò al lavoro, meglio di no, ne porto 4-5 perché sennò li mangio tutti. Arriviamo al reparto frigo e vi faccio vedere un po' di pasta, un po' di formaggi, cose vegetariane, cose non vegetariane, yogurt e tutto il resto. Allora, intanto ho preso gli gnocchi ripieni con pomodoro e mozzarella della marca Nonna Mia. Li ho pagati 1 euro. Giulia, devi tenerlo così, se no non si vede. E sono appunto con pomodoro e mozzarella all'interno. Allora, gli gnocchi ripieni, ad esempio gli Eurospin, non mi piacciono per nulla, non sono quasi ripieni, cioè non è niente se non pasta di patate. E invece questi sono gustosissimi. A volte prendo quelli al gorgonzola, questi credo di non averli mai presi con il pomodoro che io mi ricordi, ma so che saranno buonissimi. Li ho pagati 1 euro, cifra tonda tonda, ne ho preso un pacco solo perché comunque sono belli abbondanti. Lo sapete che noi di solito, quando c'è scritto che basta per 2 persone, non 2 persone come noi, ma perché non mangiamo poi dell'altro, quindi mangiamo o il primo o il secondo di solito e via. Quando acquisto una confezione sola, faccio magari poi di secondo un po' di verdure, ma che si mangia appunto magari un po' di tonno e quant'altro, però se no ne avrei prese due, essendo, non mi ricordo se li abbiamo mai provati, comunque essendo un pochettino più pesanti come patate, ho preferito prendere una sola. Cosa che invece non ho fatto di un prodotto della linea Deluxe o Deluxe, perché mi sembra che la pubblicità dica Deluxe, le armonie con parmigiano reggiano e tartufo. Allora, queste le ho pagate 1,19 euro l'uno, ne ho prese appunto due confezioni
e sono loro. Allora, sono buonissime, lo sapete, o se non lo sapete ve lo dico, la mia passione per il tartufo mi piace tantissimo, mi piace in qualsiasi modo, gli spaghetti, mi piace sulla pizza, l'olio tartufato, la crema di tartufo, insomma, mi piace. Mi viene voglia solo ogni tanto, quindi non è una cosa che mangerei tutte le settimane, ma quella volta voglia proprio magari di mangiarmi una bella spaghettata con il tartufo a fette sopra. Questi io li ho già comprati, comunque le armonie di per sé, poi che cosa avessero dentro non sempre mi ricordo, ma sono molto buone perché sono la versione con i due impasti e i due ripieni, quindi è molto buono perché poi si va a mescolare una volta che si fa, si cuociono, e quindi in uno ti capita il parmigiano reggiano, nell'altro tartufo, e il connubio è fantastico. 1,19 € l'una, ne ho prese due. Poi ho comprato, e questo non era scontato ma mi servivano, anzi tutti e due li ho presi non scontati, i fiocchi di latte della Milbona ad alto contenuto di proteine. Ho preso questi, li ho pagati 89 centesimi, li voglio fare prossimamente già con la pasta fredda e con il pesto, perché nel video mi sembra di Ipercop avevo comprato le pipe come pasta, e io quella pasta lì mi ricorda proprio l'estate perché la mangio come pasta fredda in aggiunta al pesto, così com'è ovviamente dopo aver raffreddato la pasta, e i fiocchi di latte. Mi piace tanto tanto tanto, comoda da portarsi anche a lavorare, e quindi è una cosa che se anche la preparo il pomeriggio, la sera ce l'ho pronta, quando arrivo a casa alle 9:30 o 10 di sera è perfetta. L'ho acquistata proprio per farla già fredda, io prima di primavera per me è già estate inoltrata, proprio non vedevo l'ora anche di cambiare la dieta rispetto ai minestroni, alle zuppe. E poi ho preso il Philadelphia, che ho pagato 1,99 €, anche lui non in offerta, ma mi piace tanto come formaggio, lo utilizzo spesso, lo aggiungo magari appunto ai miei contorni di verdura, di solito mi mangio un bel piattone, mezzo piatto di verdure di qualsiasi tipo e un po' di formaggio, se no lo mangiamo dentro le piadine, quindi comunque va via che è una meraviglia. Poi ho comprato a 1,69 €, questa volta per Mattia, due hamburger di pollo con erbette, se non sbaglio ci avevano qualcosa, sì, ci sono aromi, rosmarino, sì, va bene. Basta, rosmarino, quindi due hamburger così, 1,69 €. Invece, allora, poi vi faccio vedere anche gli yogurt, ma piccola parentesi su due prodottini vegetariani della marca Vemondo. Allora, a 1,65 € ho preso di nuovo i mini burger agli spinaci, questi ve li ho già mostrati più e più volte, sono ricchi di proteine, lo sapete, io comunque ne mangio, ma poi tante volte mi arrangio con verdure proprio fresche, però comunque il burger chiaramente è un pasto a tutti gli effetti, quindi mi trovo bene a farlo. Questi qui sono 4 mini burger e quindi li mangio solitamente, li mangio in 2 volte, sempre, non solitamente. Sono così, molto buoni, molto gustosi, li faccio in padella, quindi lasciandoli qualche minuto da una parte e dall'altra, oppure nel fornetto se magari preparo delle patatine al forno, qualcosa così. Sono davvero molto buoni. La marca Vemondo a me piace tanto, mi piacerebbe ancora di più se tornasse dentro la sua confezione, non ci tornerà mai. Vabbè, comunque, forse se ci rientra. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Niente, la teniamo così, ok? 1 e, ve l'ho detto, 65 mi sembra, vabbè, ora ve lo guardo. Poi ho preso i falafel, che li ho pagati 1,69 €. Allora, i burger no, i burger li ho pagati 1,45 €. A 1,69 € invece i falafel. Chi è vegetariano, probabilmente, ma non solo chi è vegetariano, li conosce. A me ricordano l'IKEA, perché di solito nei loro piatti, ovviamente sempre attenti anche ai vegani e ai vegetariani, ci sono i falafel, che sono poi sono delle polpettine a base di ceci, ecco, si possono sicuramente descrivere così. Non li prendo quasi mai, prendo le polpettine di soia e tutto, ma qualcosa a base di ceci poche volte le prendo perché non è un gusto che sempre mi piace, però se è ben aromatizzato e se comunque è un pochettino più elaborato appunto con qualche ingrediente in più, lo apprezzo. Sicuramente li farò nei prossimi giorni in aggiunta questa volta alle insalate, perché quando sono polpettine così mi piace di più metterle nelle mie insalatone. Ho comprato l'altro giorno le cipolle di Tropea che non vi ho fatto vedere, quindi assolutamente saranno buonissimi. E qua dice che si possono fare al forno in 6-8 minuti o in padella tra i 3 e i 5 minuti. E questo è un prodotto vegano, quindi non solo vegetariano. Bene, così sono curiosa di assaggiarli. E come vi dico sempre, guardate su Instagram, se avete la possibilità di seguirmi su Instagram, lì sono un po' più rapida, perché qua video recensioni di prodotti alimentari non ne faccio mai, ve ne parlo mentre vi faccio vedere lo svuota la spesa, ma invece lì lo vedete sul momento mentre li mangio.
Gli yogurt, ultimi due prodotti. Allora, li ho pagati 59 centesimi ed erano in offerta, sono gli yogurt della Mila. Allora, li avevo comprati un po' di tempo fa e mi erano piaciuti tantissimo, a parte che è carinissima la confezione con tutti i contadinotti, qua c'è lei, qua c'è lui, con i loro nomi, vabbè. Li ho presi appunto Mila Sutiroll, li ho presi zero grassi, in due versioni, pesca, maracuja e goji. Ogni giorno raccogliamo il latte, levate, ok, in montagna. Questi sono sicura di averli già assaggiati e mi era piaciuto tantissimo. Non ricordo invece, qua c'è la signorina Sara, qua invece c'è il signor Philip, non mi ricordo di aver preso il melograno e quinoa. Allora, lo sapete che io sono per i semini, sono per tutte queste cose qua. Il melograno mi piace come frutto, nì, però nel yogurt lo apprezzo. Sono curiosa di assaggiarlo con la quinoa. Sicuramente entrambi, le bacche di goji già non mi piacciono, ma già che è mischiato si butta di tutto, almeno fanno bene. E essendo già un pochino più elaborati come ingredienti all'interno degli yogurt, li mangerò a lavorare o comunque a casa quando torno per merenda, quando comunque vado di fretta, perché se no io nello yogurt li prendo sempre magri, senza niente, senza nessun cereale, perché ce li vado ad aggiungere io, ci metto tutti i miei cereali, i miei bastoncini integrali e le gocce di cioccolato. Quindi quando invece hanno già quinoa, cerealini e bacche varie, li mangio da soli. Comunque 59 centesimi almeno, qualche colazione, qualche merenda da farmi. Bene ragazze, da che doveva durare pochissimo, come al solito io mi dilungo in una maniera incredibile, adesso vado a farmi una bella passeggiata con Maggie sperando di non prendere dell'acqua, poi torno a casa, mi lavo e mi metto a cucinare. Niente, come vi dicevo, ho speso 32,63 euro, penso di aver preso insomma un po' di cosine, magari non proprio economiche, ma quello che serve per qualche giorno ce l'abbiamo. Vi ringrazio come al solito per aver visto anche questo video, vi do l'appuntamento al prossimo, non perdetevelo perché noi probabilmente ci vediamo tra un paio di giorni con un nuovo video, un try on haul dedicato ai prodotti di Oceans A Parte. Mi raccomando non perdetevelo perché sono cose bellissime. Visto che ci piace mangiare, dobbiamo anche poi muoverci e quindi quale migliore occasione se non vestite bene, che fa anche piacere. Vi do l'appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio, una buona serata e a prestissimo. Ciao!